Oh, salve, eccoci qua di nuovo. Allora, sì, ho dovuto sistemare alcune cose. Sì, niente, andiamo avanti. Allora, prima però di andare avanti, abbiamo 23.900. Possiamo aspettare un 24.000? Perché con la concessionaria dovremmo avere la possibilità di prendere questa. Però io vorrei prendere questa, che è ottimissima. Sì, perché queste sono le migliori, 1, 2 e 3. Guarda caso. Solo che io volevo prendere quella là che questa qui. Questa però era già gialla. Sì, perché io adoro un colore, però la migliore sarebbe questa da prendere. Sì. Cioè, perché se noi paragoniamo la velocità in questione, queste di due. Ah no, la mia no, ancora la mia è vecchia. Minchia, questa è velocissima, però è. Ah, controllo è molto buona questa. La Shaker. Buono. È una buona macchina, oh. Questa però è quella che adoro di più io. Quanto devo? 9.000, poco. Vedi per la differenza, eh. Sì, grazie al Kaiser. Però vedi questa fa differenza, signori. Sì, sto pensando, scusatemi, quasi quasi vorrei prendere quella. Vabbè, rimaniamo qua con questa, signori. Per il momento rimaniamo con questa, per ora. Per ora. Andiamo a fare il derby. Più è grande la mappa, più. Minchia la botta che ho preso, ma l'ho presa tutta. Ma io sono morto. Ho preso tutto io l'ammazzata. L'ammazzata l'ho presa tutta io, eh. L'ammazzata l'ho presa tutta io. Però sono arrivato sesto. Però rifacciamo. Ho perso. Bom, 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 bom. Ho preso quello. Wolf. Il trucco è tutto. Madonna, cosa ho appena visto. Check. Aia, Madonna Frank. Oh, e basta. Fammi ritirare. Ok. Vabbè, ma qua le mazzate le prendo una bellezza. Marcia. Ah, ma c'era una macchia davanti a me, minchia, non l'avevo vista. Ho perso una brutta ruota. Maron! Non ci credo. No. Parti! Ok. La rischio. Quaranta secondi per colpire qualcuno. Vabbè però, Madonna, ho uno scudo di vita. Era l'unico modo. Però sono quinto.
Non va bene. Però, oh, è tosta. Raga, è tosta. Mizzica. Vabbè, qualcun altro, signori, eh? Sono entrato nel mezzo del loop. Aia. Non gli faccio un Kaiser. Ma sono stati potenziati. Madonna, che cosa ho appena visto. Ti prego, ritirati, 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 ritirati. No. L'ho schivata a culo. Anche Malkov, leva. No, ma ha colpito al culo. Madonna, levati. Quella bastarda. Frank Malkov, il problema è. Frank Malkov è il più pericoloso. Madonna, se lo prendo. Dai, yeah. Retromarcia. Ti ho fatto male, maledetta. Devo giocare con tutte le macchine che sono. Cazzo, m'ha preso. Sei brava, porca puttana, troppo forte. Oh, riesce a svincolare tutte le macchine. A me dà un fastidio perché con tutte le macchine devo prendere il modo che sbaglia con tutte le macchine rotte, con tutte le macchine rotte. Devo giocare con le macchine rotte, dai. Ok. Ok. Alzo le mani, si è autouccisa. Ottimo, brava, brava, brava. Donna al volante, pericolo cosciente. Lo dico sempre. Ok, la smetto, scusate. Ok, abbiamo fatto il rally, quindi 8 minuti, quasi 9, facciamo questa. E per questa è difficile, eh? Cioè questa è bella, ma è difficile. Sono tutti negli acquedotti. E notare come cambia. È morto uno, non lo voglio sapere. Qualcosa è sempre appeso, qualcosa l'ha buggato. Ok, ho visto una cosa che potevo anche non vedere. Due macchine che si stavano accoppiando, penso. Ah, ecco. Comunque è bello che è notte, quasi sera. Cambia a volte l'orario della mappa.
Vabbè, dai, che sfiga. Posso dire che è stata una sfiga, ma una di quelle sfighe esagerate, però, dai. E vabbè, mamma mia. Cazzo, sono tolto, c'è, leva. Vieni, leva. Mamma mia. C'è uno dietro incazzato come una biscia, chi è? Chi è che sta correndo come una pazza? Vediamo di fare un percorso decente, dai. Siamo andati male prima con quel salto proprio brutto brutto. Ho preso un taxi. Era un taxi, poco ma sicuro. Vabbè, Frank Malcolm è uscito fuori. Ha buttato fuori una persona. Brava, ha buttato Jill, mi sembra. Brava, continua così. No, quel cazzo che faccio il salto. Ho visto com'è andato a finire quel cavolo. Taglio di qua direttamente. E vabbè, che cazzo ho preso però, dai, che cacchio ho preso. Cos'è che ho preso che mi ha buttato? Fammi il bidone della spazzatura. Cosa è successo? Ho visto la macchina di Jason, di Jack capovolgere una bellezza. Che è successo? Fateci caso che l'ultimo gioco di Fallout è il 4. Tu dici, come non c'è il 3? È una chiave per il 3, non lo considerate minimamente. E infatti si chiama, si sta Fallout 2, Fallout Outer Carnage con l'espansione del 2, e poi riaggiornato ovviamente solo per PC oltretutto, e poi hanno fatto il 3 che non so che cos'era, una chiave, e poi è uscito con il 4. Totali, che devo dire da carino, ma non mi fa divertire come l'auto di carneggio. Ma perché i nemici sono, sono così, non sono rappresentativi, capisci il loro modo di fare, non li capisci, cioè non sono soggettivi, sono degli IA che praticamente guidano con te e basta. E li superi pure facilmente. Invece qua avete visto come è tutto studio. E mo mi dite che cos'era il che mi ha dato fastidio. Qua è Jack. Scusami, Jack. Ti ho fatto volare, Jack. Scusa, non volevo, Jack. Sono quarto, non va bene. Però sono quarto. Madonna, davanti a me chi c'è? Sono terzo, come sono terzo? Ah, è perché era riferita. Ah, sono terzo, ok, va bene. Volevo solo vedere una cosa. Che è successo qui che ho sentito un bordello? Qualcuno è andato a sbattere malissimo. Ah, ok. Ray ha sbattuto. Ray, ok, infatti Ray era uscito fuori. Ha sbattuto malissimo. Ah, eccolo. Poverino. Ok. Voglio vedere un attimo che è successo con Frank. Intanto, ragazzo, dal volo. Comunque è bello. Madonna. Ah, ecco i due ingroppati. Kate e Jack, ok? No, non era Frank. Non era Jack. Era Delta. Era il Delta. Era Delta. Vabbè, il 28. Avete capito? Il 28. Fatemi vedere qua l'incidente che è successo e che ho visto bordello. Non lo fa vedere, mannaggia. L'inquadratura non lo fa vedere. Che sfiga, ero pure. Ah, qua sono volato malissimo. No, non era qui, era prima. Era dopo. Madonna, che volo brutto che ho fatto. E ti hai ragione. E poi prendo l'unico palo che non devo prendere. Giustamente. Brutto, 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 brutto. Voglio vedere se si vede quello che gli è successo al Jack, perché è stato fantastico. No, non era qui, era più avanti.
Questo ha fatto una difficoltà della Madonna. Ok, andiamo avanti. Siamo terzi comunque. Eccolo là, Frank Malcolm. Ok. Continuiamo. Quindi, Wolf, dobbiamo stare attenti per Wolf e stare attenti per lei. Lei. Ecco qua. Questa è un'altra mappa che è una delle mie preferite. Siamo tutti passati sui borghi. Ah, questa è una delle mie preferite, signori. Ora lo vedrete. Madonna, già sono uscite fuori due macchine. Va bene così. Ma anche qua succedono incidenti, eh. Ecco, infatti. L'ho detto io. Avete visto che noi cambiamo tutta un'altra area, andiamo adesso. Ah, me la ricordo tutto. Guarda come me la ricordo bene, la memoria è tutta sta via. La conosco bene, però. Ok, passa per qua. Poteva andare meglio il percorso. Ah! Bastardi! Ma tu mi tagli a destra, perché poi. Vabbè. È Frank, raga, è Frank. È Frank. Non c'è nulla da discutere, è Frank. Ah, cavolo. L'ho buttata giù, scusami, Kate. Vabbè, io ti volevo già spingere giù, però non era così. Ci sta. Nuovo record, nuovo giro, nuovo record. Grazie. Non l'ho mai fatta questa mappa con la nuova aggiornamento Ultimate Collection. Ah, madonna. Jill, giuro, è già la seconda volta e adesso tempo. Ora mi hai rotto. Adesso mi hai rotto. No, è la prima volta lei, però mi ha rotto le scatole perché c'è quella dopo che mi ha dato fastidio. Oh, Jill e lei danno fastidio. Ma proprio due macchine fastidiosissime. Ecco, siamo più scemi. Mo' giustamente quando le macchine sbagliano la loro direzione automaticamente. Devono riprogrammare il loro percorso. Questa è una cosa bellissima di sto gioco. Non è facile. Cioè, l'intelligenza artificiale che hanno usato per sto gioco è interessante, no? Una criptata che fatto questo genere. Ho visto un rimbalzo di macchine più verde. Bravissimi, bravissime, così si fa. Cos'è appena successo? Oh, andata, basta che è andata. Raga, calmi. Oh, grazie, vendetta personale. Minchia, lei, quanto ti hanno fatto male? Sarebbe un vero peccato che qualcuno ti piglia di mira e ti distruggesse l'auto. Ok, sto zitto. Però così impari a rompermi al cazzo prima. Ah, fa il salto, è vero, quelli dalla terza posizione. Vabbè, si è autodistrutta. Bra, si è autodistrutta. Cretina. Eh no, perché allora hanno sto brutto vizio le macchine che sono alle prime posizioni, ovvero fare il salto. Non lo so, hanno sto brutto vizio. E infatti è pericolosissimo. Però voglio vedere, sarà 2 secondi, dai. Allora, qua già è successo il primo patatrack tra Gille e coso a posto, è fuori. Quelle due poi hanno dato fastidio dopo, eh. Per tutta la gara mi hanno rotto le scatole. Qua discretamente è andata bene. Qua è successo il patatrack con Frank. Voglio vedere la scena di Frank, per favore. Quella scena di Frank è stata bellissima. No, ma Frank è una comica. Tu sai perfettamente che. Lui fa un errore e fa sempre danni. Io ve l'ho detto, il bello di Frank è quello. Cioè, sarebbe il George della situazione, come si direbbe, il George della situazione.
Ma perché tu sai, come tu lo vedi, sai benissimo che quello un errore lo fa. Guida tutto bene a un certo momento, sbaglia una volta e... Ecco, questo mi ha fatto incazzare. E poi arriva Frank, che poi... Da solo, tutto da solo. Bravo Frank, bravo. Così si fa. Questa è una bella inquadratura, mi piace moltissimo questo replay. Qua ti fa vedere tutta la situazione della corsa. E poi dai... Ok. Bello, questo mi è garbato, signore. Questo mi piace molto. Poi vediamo qua che cosa era successo. Ah, qua era bellissimo. Qua è... No, qua è più avanti. Qua ho preso una botta della Madonna. Aia, ecco qua di nuovo. Ecco. Ah, quindi è stato Ray a colpire Jill che poi mi ha buttato fuori. Ecco. Infatti mi sono pure scazzato pure qua. Vedete com'è bello che la mappa è la stessa, però fanno le chiusure di blocco perché così tu vai da una parte e non vai dall'altra. Quindi... Geniale. Geniale, quindi giustamente sembra più percorso, ma in realtà è un'unica mappa e hanno deciso tu dove tu devi gareggiare, insomma, è una cosa figa. Madonna, questo è bellissimo. Qua i due scene. Voglio vedere un attimo la scena dopo, perché è stato divertentissimo. Guarda che driftata che ha fatto Jack, bravo. Poi l'ho colpito. Qua era successo un casino. Guarda, guarda come arrivano, guarda come è difficile, sono difficile da superare, guardano quelle volate malissimo. Ho preso una botta malefica, mamma mia, la botta di Sofia con Kate è stato un po', mamma mia, una brutta botta. Ah, questa è stata una bella azione, perché giustamente io ho fatto colpo a coda a uno e l'altro pure, lei si è salvata del culo, poi mi sono salvato, ecco, Sofia, nonna, i danni, quasi sono fatti per... Ma... Mamma mia, proprio quella surprise motherfucker. Mamma mia. Bellissimo, devo dire la verità, bellissimo. È stata una bella vendetta con Gigi, è stata una bella vendetta. Spero che questa scena più bella mi piace. Questo come lei ha perso la posizione ed era terza tecnicamente. Però fa questa cosa. Quella saltata, ha sbagliato il salto. Lei salta di nuovo. E poi la vedi sbattere come una scema. E ha perso la posizione. Ha perso tante posizioni. E infatti Jill ha perso... Dov'è? 12. Lei bang è 12. È 12. Cioè ha perso tutte le posizioni per quella stronzata. Bra, bra, così si fa. Bra. Bene. Situazione. Sono al secondo posto attualmente, giusto? Curtis ce lo dobbiamo sbarazzare, dobbiamo arrivare primi, però Curtis o secondi è indifferente, ma Curtis non deve raggiungere né il primo né il secondo posto, ragazzi. Niente, deve proprio perdere. Ah, questa è una bella altra mappa, sempre la stessa, sono tutti i bordi. Qua si scannano un po' tutti, se meno. Classico, vediamo chi si mena per battere l'altro. Ora, andiamo. Però è bello che hanno fatto da 12. Prima erano solo... eravamo praticamente in... Madonna. Considerate che prima erano solo... Eravamo in... Che eravamo in, non in 10, non mi ricordo quanti eravamo prima senza i 4 nuovi, eravamo in 8, sì, esatto, eravamo 8 piloti, avevo detto bene, sì. No, madonna che slittata, ho rischiato di pigliare una mazzata. Olè. Non capisco chi è al primo posto, cavolo. Ma ho paura che ho capito. Ho evitato di pigliare la posta. No, Wolf ce lo dobbiamo in qualche modo sbarazzare. La prima posizione è pericolosa, Wolf. No! Mi ho scordato che là ci sta un rialzo. Bravo, Delta.
Sì, ormai lo devo. Cioè, lo so che si chiama 28, però fra poco lo chiamerò Delta lui. Che non è neanche un brutto pilota, è bravo proprio. Però è il numero 28. Non va bene, non va bene. Ha preso il numero 28, questo ve lo spiego io perché. Perché Jack una volta era lui il numero 28. Però essendo che non è mai uscito con il numero 28, però le prime versioni beta aveva il 28 sopra, gliel'hanno tolto. E quindi con l'Automat l'hanno aggiunto a questo qui, che mi ha rubato il mio numero preferito. Il numero che mi rappresenta praticamente. Parking, bello il parking. Nonna, ho rischiato. Devo stare attento ragazzi, basta una slittata qua alla fine. E basta, troppi oggetti a terra. Sto perdendo troppe posizioni con questi oggetti a terra, cavolo. Oh, no, no, guarda come mi raggiunge Delta. Sì, lo chiamerò Delta da ora in poi, ragazzi, perché non riesco a chiamarlo 28. È ovvio che la prendeva la brutta posta, quel coso devo prendere più o poi. Sia Delta e sia Ole e sia Wolf sono i peggiori perché sono quelli che mi posso superare. La la, ma sono tutte, ma e lei al primo posto, interessante. Wolf, scusami Jill, ma te devi levare, devo pensare a Wolf. Wolf ha preso una bella ammazzata, eh? Ho visto che è un po' arretrato degli altri, non so perché, ma mo lo risolviamo. Scusate ragazzi, sono talmente concentrato. Sì, andiamo dritti per di là. Oh, non è il momento. Gilte, devi levare al cazzo però, eh. Con tutto il bene però. Sono talmente concentrato. No, il mio obiettivo è di sbarazzarmi di Wolf. E tu che sbarazzarti di te. Sì, però Jill, eh? Mo non mi romper cazzo proprio adesso. Sto terzo, dai. Però, aia. Sono terzo. L'abbiamo persa, ragazzi, siamo secondi. Siamo secondi, ve lo dico io. Siamo secondi. Secondi. Dovevamo arrivare almeno al secondo posto. Lo sapevo io. Farm, ok. Bene ragazzi, dobbiamo migliorarci assolutamente. E ci tocca comprare una macchina nuova. Bene, al prossimo video. Bella ragazzi.